molto bene, molto bene, yeah, molto bene, yeah. Allora, ci siamo lasciati cominciando a dire come la macchina fotografica è stata costruita da tutto il mondo. È la mia concezione e ve lo sto esprimendo in questa situazione, dove la macchina fotografica parte, si parte dall'immagine che sono state a rovescio con Lob, dall'uomo di Neanderthal, a Mizzo che fa un trattato sulle immagini, poi lo stesso fa Aristotele, Aristotele, poi lo stesso diciamo che arrivano agli egiziani con le lenti, tecnicamente queste lenti sono state trattate dal nostro italiano, dal nostro italiano, e tecnicamente Barbaro fa il diaframma, che sarebbe l'iride, e Cardano elabora le lenti che però sono state inventate dagli arabi, e tutte le lenti che oggi noi portiamo lo dobbiamo a Cardano, che le ha elaborate e ha fatto gli occhiali e quindi anche le lenti per gli obiettivi. E Fox fa diciamo l'avvicinamento e l'allontanamento dell'immagine, e quindi con questo sistema ottiene questa diciamo le tre ottiche, il grandangolo, il normale e il tele. Il grandangolo è 360 gradi, 180, 90 e 45 e 30, 25, 10, eccetera, eccetera, sul tele, i tre teli. Quindi abbiamo fatto il tele, abbiamo di nuovo portato avanti il discorso di Lord Johnson, che mette uno specchietto nelle immagini, perché abbiamo detto che Leonardo faceva le immagini a rovescio, e quindi questo discorso dell'immagine a rovescio ha fatto sì che Lord Johnson, il frate tedesco, e il suo coetaneo portino avanti il discorso della macchina a raddrizzare l'immagine con uno specchio. Fanno la prima reflex, siamo nel 1780, dove appunto i tre personaggi, Lord Johnson, l'inglese Lord Johnson e il suo discepolo e un frate tedesco, mettendo lo specchio raddrizzano l'immagine. Quindi facciamo la prima reflex, siamo nel 1780-1800, dopodiché andiamo alla prima immagine con Niepce, il figlio di Niepce insieme a Daguerre studiano e velocizzano l'immagine da 2 a 5 minuti, e quindi i pittori di allora si spaventano, però non accade questo tecnicamente. Dopo di questa situazione andiamo ai ritratti. I ritratti, abbiamo detto lato A e lato B, e questi ritratti vanno avanti nella situazione del portare avanti i nostri i famosi ritratti, dove c'è la possibilità di visualizzare il nostro orecchio sinistro, orecchio destro, e quindi dopo i ritratti abbiamo le pellicole che portano avanti il discorso di Talbot, un inglese, e siamo nel 1845, quindi dalla lastra di Daguerre abbiamo un'imeriade di stampe su carta da pecora, carta eccetera eccetera, e quindi le stampe diventano meno costose della lastra di vetro, e quindi a tutto il mondo riesce a stampare. E quindi in questo momento abbiamo il boom, siamo nel 1850, abbiamo il boom dell'immagine, e in questo boom dell'immagine abbiamo anche la situazione che portano avanti anche la tazzina di caffè fotografata mille volte con la stessa luce, lo stesso cavalletto, sempre mille volte, ed è dimostrato che il fotone porta con sé il cambiamento d'immagine, non è mai una uguale all'altra, è come la neve. Quindi
pur essendo la stessa immagine, una differente dall'altra, non erano mai uguali per cambiamento di fotoni. E questo è stato dimostrato dagli scienziati. Poi portano avanti il discorso del nuovo colore col bianco, rosso, verde e blu, i tre colori messi insieme, Bright riesce ad avere il primo colore e altri in altri sistemi. Quindi portano avanti questo sistema e dopodiché andiamo ad avere la grande diciamo, scoperta della costruzione della macchina fotografica con George Eastman. Eastman costruisce questa camera fotografica e la porta in tutto il mondo. George Eastman, grande impresario di questa cosa, e porta a tutto il mondo la macchina fotografica. Diciamo che qui il concetto di fotografia è il concetto che noi abbiamo dimostrato e portato avanti, e che tutto il mondo ha costruito questa macchina fotografica. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Qui ci abbiamo... Allora, per quanto ci riguarda il cinema, come sta dicendo mio figlio, tecnicamente il cinema è... diciamo che parlano dei fratelli Lumière, ma non sono i fratelli Lumière, è un inglese che si inventa una graffetta che porta avanti nella pellicola, e questa graffetta è stata inventata da questo inglese. Però i fratelli Lumière copiano questa che ha inventato questa graffetta, l'inglese, per cui diciamo prendono il merito di essere i primi a fare del cinema. Invece è l'inglese che ufficialmente, non avendola diciamo fermata l'immagine, e quindi non avendo diciamo che l'inglese è il primo a fare il cinema, che questa è la fotografia, questa è la fotografia. Qui ci abbiamo il cinema, l'architettura, come tutti i rami, è un ramo, ma il complesso centrale è la fotografia. Senza le basi che ho detto io, la fotografia non esiste, non esiste il cinema, non esiste l'architettura, la artistica, eccetera, eccetera. Quindi ci sono diversi rami della fotografia, come l'avvocatura, che ha diversi rami dell'avvocatura. E questo è... Allora mi sono battuto per fare il dottorato, però non ci sono riuscito. Però cerchiamo di portare avanti il discorso del fotone e dell'immagine in Italia. E quindi, compreso questa cosa, chiudiamo con la grande risata. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, yeah!